tutti. Un saluto anche al padre provinciale, Fra Guido, buonasera, c'è anche lui stasera con noi. Oggi l'incontro verrà condotto da Michela Lazzeroni. Una piccola presentazione, anche se moltissimi la conoscono, però magari c'è qualcuno che non è la prima volta che è venuto non la conosce. Allora, Michela è laureata in lettere con indirizzo geografico, si è laureata presso l'Università di Pisa. È docente, lo leggo perché è lunghissimo, presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, nel settore scientifico disciplinare di geografia economico-politica. Oggi Michela ci presenta una lettura in chiave francescana dei capitoli quarto e quinto dell'Encivica Laudato Si, con le riflessioni sull'aspetto sociale e sulle tematiche di ecologia ambientale, economica e sociale. Michela, oltre ad essere laureata, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose che ho detto e che fanno parte del suo lunghissimo curriculum, è anche una terziaria francescana, fa parte dell'OFS della Toscana, della Fraternità di Santa Croce in Fossa Banda a Pisa, e ricopre il ruolo di viceministro, ricopre questo ufficio. Oltre ad essere brillante, oltre ad essere terziaria, è anche una mamma e anche una moglie, quindi fa tantissime cose e riesce benissimo in tutto. Allora, io vi saluto, do la parola a Michela e buon incontro, buon ascolto. Bene, grazie della presentazione, anche grazie dell'invito che mi ha dato l'occasione anche di approfondire meglio l'enciclica che avevo letto, ma poi ecco, quando si deve parlare, quando si deve approfondire, le parole ecco, hanno un altro tono, hanno un altro significato, quindi è stata anche per me un'occasione ecco, di leggere in profondità l'enciclica. Sono già stata presentata, io ho fatto una slide proprio per... Ecco, il piano funzionerà. Avevo fatto una slide per dire sì che sono prima di tutto una mamma e una moglie, la mia famiglia è a sinistra, Andrea è qui con me, Jacopo è da qualche parte, Irene è la figlia maggiore che è rimasta a casa. Sono una geografa, quindi ho inserito la terra, cosa significa questo segno geografia? Geografia economica, storia, scienze per la pace a Pisa e geografia della comunicazione a scienze delle comunicazioni. Ecco, questa enciclica ha detto anche molto sugli argomenti, sui temi che come geografi e geografi economici portiamo avanti, e quindi ecco, ha dato anche voce a delle tematiche, delle problematiche che già avevamo anche noi messo in evidenza, e quindi ecco, Papa Francesco è riuscito anche a dare risonanza a certi temi che a volte in campo accademico, in campo scientifico sono un pochino considerate a margini, comunque non hanno una centralità così forte. In un momento in cui la geografia a livello scolastico viene un po' trascurata, qui lo dico perché a fronte di problematiche ambientali, a fronte di processi che sono sempre più globali, la geografia si insegna sempre meno a scuola, e anzi le ore di geografia spesso sono accompagnate a quelle di storia, a quelle di lettere, e è l'ancella, cioè nel senso la serva, no? Quella che si fa quando non si è fatto tutto il resto. L'enciclica del Papa ci porta in primo piano l'importanza di guardare il presente, di guardare il mondo, di guardare anche le caratteristiche sia positive che negative, la distribuzione dei fenomeni nel mondo, e la geografia studia proprio questo. E quindi anche un appello, se c'è qui degli insegnanti che hanno anche le ore di geografia, a non trascurare questa materia, perché è importante ai giovani trasmettere questa capacità di guardare, di descrivere, di interpretare il mondo che li circonda. Poi sono una francescana, il mio cammino di fede passa da,
dai frati e poi da San Francesco, perché prima ho conosciuto frati che mi hanno fatto conoscere San Francesco, e San Francesco poi mi ha aiutato a scoprire la centralità di Gesù, mi ha aiutato nel mio cammino di conversione e nel mio cammino, ecco, di mettere al centro della mia vita questo Gesù, questa, il Signore della vita. Quindi volevo dirvelo, ecco, perché tutta la mia vita, tutto il mio cammino di fede è condito dalla presenza dei frati, dei francescani e dalla figura di San Francesco. Di questo ringrazio, perché anche di essere qui in questo contesto che rappresenta un po' tutta la famiglia francescana, dai frati alle suore, ai laici, ai giovani, ai simpatizzanti, perché credo anche molto nella collaborazione, credo anche molto nella reciprocità, nel portare avanti dei progetti insieme di incarnazione del nostro carisma, della nostra spiritualità. E infine ho messo una foto che è la nostra fraternità locale di Pisa, perché tutto il mio itinerario, sia anche di studiosa, ma poi anche soprattutto di francescana secolare, è incastonato, inserito, radicato all'interno di una vita concreta di fraternità, che è quella dell'Ordine Francescano di Pisa, nel quale mi sono formata, nel quale sto continuando a camminare, e quindi quello che vi dico rappresenta sì una riflessione mia, ma è la riflessione anche di tutta la mia fraternità che porto qui con me, ecco, è parte integrante di quello che dico, per cui qualcuno è qui, qualcuno è rimasto a casa, ma sa che sono qui, espongo, ecco, quello che è anche il mio vissuto. Mi sembrava anche importante ricordare questo appuntamento che è stato vissuto dalla famiglia francescana a Bologna, al Festival Francescano, che è stato proprio su Sorella Terra, cioè proprio ha preso spunto dalla Laudato Si, quindi già c'è questa riflessione che anche il mondo francescano ha già fatto, a cui abbiamo partecipato, è stata una bella esperienza, ecco, di condivisione, e si è cominciato a ragionare proprio sui temi che il Papa ha esposto nell'enciclica. Ecco, questa ho riportato la struttura dell'enciclica. L'enciclica, come è stato già sottolineato da Fra Maurizio, è divisa in questi capitoli. Ecco, io mi soffermerò in particolare, riprendendo qualche spunto, dal primo, che è quello, il quadro che il Papa ci ha dato, ha realizzato sulla situazione attuale della nostra casa comune della terra, e poi mi sposterò in particolare sul capitolo 4, ecologia integrale, e sul capitolo 5, alcune linee di orientamento e di azione. Quelle saranno poi le focalizzazioni. Chiaramente spazierò poi sull'enciclica, perché certi aspetti vengono presi da alcune parti, poi riapprofondite in altri, per cui non è che starò dietro esattamente al percorso del Papa, però vi citerò tutte le volte che trovo, tutte le volte che aggiungo dei pezzettini, citerò il paragrafo che è stato preso in considerazione. Ho ripreso questo schema che, se vi ricordate, era stato proiettato da Fra Maurizio, ma in realtà Maurizio ne ha presentati tanti, ecco, per dire il taglio che sarà seguito nella mia presentazione. Cioè, seguirò un percorso ecologico-culturale, cioè parto appunto da quello che sta accadendo alla nostra casa comune e vado a vedere poi maggiormente l'aspetto dell'ecologia integrale, dell'ecologia ambientale, economica e sociale e culturale, fino poi a dare a qualche spunto, qualche proposta di azioni concrete per la realizzazione di quello che ci viene chiesto di fare. Con una focalizzazione appunto, come dicevo, sugli aspetti ambientali, economici, sociali e culturali, chiaramente un'ottica cristiana e francescana. In particolare il percorso di oggi sarà questo. Partirò appunto dal concetto chiave che rappresenta un po' anche la grande novità dell'enciclica. Se vogliamo, in alcuni capitoli già Papa Francesco e già i papi precedenti avevano già sottolineato alcuni aspetti, e su alcuni capitoli anche il mondo accademico, il mondo ambientalista aveva già prodotto alcuni
alcuni passi, alcuni progetti, avevano già ragionato tanto su queste cose. Ecco, il tema dell'ecologia integrale rappresenta un po' la novità di Papa Francesco, e quindi vorrei partire proprio da quello per presentarvi il discorso di oggi. Parlerò velocemente un po' delle radici bibliche di questo concetto e dell'esperienza di San Francesco, come si collega all'esperienza spirituale e umana di San Francesco. Mi soffermerò poi sul tema che mi è stato chiesto, proprio sull'ecologia ambientale, economica, sociale, culturale e quotidiana, per poi, come dicevo prima, dare anche qualche suggerimento, qualche linea di orientamento, come ci suggerisce il Papa, ma anche in maniera concreta che cosa si può fare nella vita quotidiana, presentandovi anche alcuni progetti specifici di cura della casa comune, che sarà il finale. In alcuni momenti sottolineerò questo aspetto, cioè della comunicazione ecologica oggi. Cioè, perché quello che mi interessa, e sarebbe bello, no? Dovrebbe essere oggetto di un altro incontro, è come viene comunicata la questione ambientale oggi, con quale linguaggio, quali narrazioni. Ora si parla tanto di narrazione, cosa significa? Significa come si raccontano certe tematiche, come si trasmettono, come si comunicano ai giovani, alla popolazione. E quindi in maniera trasversale cercherò di soffermarmi un po' per farvi riposare di fronte a un po' alle tematiche che ci sono, e un po' per farvi riflettere anche su questo aspetto, cioè come vengono narrate dai media o da alcuni film o da altri componenti, da altri linguaggi. E poi insieme possiamo, per verificare insieme, come queste modalità possono essere utilizzate anche nella nostra pastorale, nei nostri incontri. Allora, punto di partenza. Capitolo 1. Il capitolo 1, come già vi accennavo, sottolinea le emergenze, le principali emergenze della nostra casa, della terra. E in particolare possiamo sottolineare queste tre categorie. L'emergenza ecologica, Papa Francesco sottolinea l'inquinamento come problema, la gestione dei rifiuti, la questione dell'acqua, il problema della deforestazione, cioè dell'ampliamento delle attività umane sulle superfici destinate finora a boschi, attività non produttive, il processo di desertificazione derivante da cambiamenti climatici, ma anche dai processi appunto di utilizzo dell'acqua, e quindi questo crea poi anche processi appunto di desertificazione, cioè di aridità. Perdita di biodiversità, cioè alcune specie non riescono più a sopravvivere in ecosistemi, in contesti che sono cambiati dall'azione dell'uomo. Quindi perdiamo la biodiversità, cioè la pluralità delle specie presenti in un determinato contesto. Sottolinea anche l'eccessiva urbanizzazione. Abbiamo un fenomeno di grande crescita delle metropoli, non solo nei paesi avanzati, ma questo problema diventa sempre più forte e più crescente nei paesi in via di sviluppo, i paesi poveri, dove la popolazione delle campagne si sposta nelle città e dà vita a una urbanizzazione, si dice spontanea, quindi non pianificata. Questo genera degrado urbano, quindi questa è un'emergenza sia sociale, ma anche dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista degli ecologi, anche degrado ambientale. C'è un'emergenza antropologica, il Papa sottolinea moltissimo questo aspetto all'inizio nella sua enciclica, perché viviamo in un momento si definisce postmoderno, si definisce postumano, al di là delle categorie, viviamo un momento di forte tendenza all'individualismo,
cioè la soddisfazione dei bisogni individuali prima che quelli collettivi. Poi ci ritorneremo su questo aspetto. E questo genera indifferenza, chiusura, concentrazione nelle proprie progetti, nelle proprie contesti, nelle proprie dinamiche. E questo genera indifferenza verso l'esterno, verso le altre relazioni umane, e genera anche indifferenza verso anche le altre creature, verso il creato. Siamo in un periodo, il Papa sottolinea moltissimo questo aspetto della cultura dello scarto, oltre a non interessarci, cioè proprio si attivano dei processi di segregazione di queste persone, cioè queste persone non sono gli ultimi poveri, sono addirittura scarti, cioè persone da non considerare. Ricordo, quindi ancora più in fondo siamo nelle classi sociali. Siamo un periodo di eccessivo consumismo, ecco, questo individualismo, questo desiderio di appagare i propri bisogni genera un forte consumismo, forte desiderio, ecco, anche di fare degli acquisti a breve termine per soddisfare i propri bisogni personali, senza pensare all'impatto, senza pensare all'impatto sull'ambiente, senza pensare anche alle dinamiche di disuguaglianza a livello globale. Siamo a un periodo anche in cui si parla di tecno-umanesimo. Che cosa significa? Significa che la tecnologia è diventata parte integrante dell'attività umana. Il Papa, poi lo riprenderemo, no? Questo sia le tecnologie, però attenzione che le tecnologie non siano un dominio, non siano per sfruttare l'uomo e l'ambiente. Ecco, in realtà con questo termine tecnoumanesimo io mi riferisco più a questa simbiosi che ormai comincia a esserci tra la componente umana e la componente tecnologica. Cioè di alcuni strumenti non ne possiamo più fare a meno. Diventano parte integrante della nostra intelligenza. E quindi questo chiaramente genera una dipendenza alle tecnologie che era minore rispetto al passato. Quindi si deve costruire un'etica, una nuova etica nella relazione tra uomo e tecnologia. D'accordo? Io guardate, non sono contraria alle tecnologie, vedete c'è il telefono, il computer, tutto. Però ecco, c'è da pensare a questa dinamica. Chiaro? Cioè, mi state seguendo? Ditemi se a volte... Emergenza sociale. Terzo punto, tutta questa un po' anche confusione antropologica, questo individualismo, questa chiusura, genera divisione nelle relazioni. Quindi violenza, degrado, ritmi differenziati di sviluppo a seconda dei territori, quindi disuguaglianze dal punto di vista spaziale, dal punto di vista geografico, emergono le periferie, cioè queste periferie, questi luoghi marginali, quindi e conflitti tra quello che avviene a livello globale e quello che avviene a livello locale, cioè conflitti tra fenomeni che ci passano e noi non ce ne rendiamo conto dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della circolazione dell'informazione, e fenomeni invece che poi accadono realmente sulla nostra pelle a livello locale. Quindi si parla sempre di più di frammentazione, cioè di fratture, cioè l'uomo di oggi è frantumato, il mondo di oggi ha fratture, è ferito, il Papa parla di ferite, che sono queste fratture, frammentazioni, che io ve l'ho sintetizzate qui, ora prendetele, che è un tema su cui sto lavorando, cioè, sono delle fratture temporali, cioè i fenomeni avvengono in maniera molto più veloce rispetto al passato. E i tempi dell'uomo sono spesso molto più veloci rispetto ai tempi della natura. Tempi magari dell'uomo che è escluso dal ritmo di crescita, l'uomo che pensate anche a un problema di educazione, un problema di generazione, di età,
quindi l'accelerazione, no? Tanto è vero che il Papa parla nella sua enciclica di rapidation, si pronuncia bene come termine spanici, va bene? Rapidizzazione sarebbe in italiano, che non si usa, no? L'accelerazione è il termine che viene più utilizzato. Il secondo si tratta delle fratture territoriali, cioè questi squilibri territoriali, queste ferite della terra, questo degrado nel paesaggio, quindi che si vede proprio, no? Che non c'è più un'integrità, non c'è più armonia, anche dal punto di vista visivo. E infine quello che vi dicevo prima, le fratture, si dice transcalari, cioè cosa vuol dire al di là del termine? Le fratture tra diversi livelli, cioè i fenomeni avvengono a diverse scale e quindi a volte abbiamo fenomeni che, non, cioè, che avvengono magari a scale diverse e non comunicano, oppure abbiamo rapporti di dipendenza, cioè un'impresa multinazionale che si va a inserire in paesi in via di sviluppo perché la manodopera costa poco, segue una logica completamente globale, cioè lei vende a livello globale e sceglie il posto dove risparmia, però a livello locale si forma una sorta di dipendenza rispetto a questa logica globale, quindi locale viene automaticamente assorbito da questa logica globale, ci siete? E quindi fratture, cioè nel senso o dipendenze o fratture. E il Papa parla, attenzione, siamo arrivati al limite a fronte di queste cose che vi ho detto, che lui sottolinea nel primo capitolo, attenzione, c'è una reazione in atto, la terra grida, così come gridano i poveri di fronte a questo modello di sviluppo, e quindi di fronte a questo grido noi cristiani non possiamo stare fermi. E quindi il Papa Francesco risponde con questa enciclica, a questo grido, si fa portavoce anche delle tanti gridi e anche delle tante persone che si occupano di queste ferite, di queste fratture, e cerca di dare una risposta con l'enciclica, parlando appunto di questo approccio integrale, perché la novità dell'enciclica è proprio questa, cioè quella di collegare la povertà, collegare la problematica della giustizia con la problematica ambientale. Non sono due realtà da considerare in maniera staccata, in maniera disgiunta, ma sono due problematiche da trattare insieme. E ritorno al discorso che facevo prima, cioè i movimenti ecologisti sono nati negli anni 70, cioè tante cose sono state scritte su questo, nell'ambiente scientifico, soprattutto negli anni 90, abbiamo parlato molto di questi aspetti dagli anni 90, ma gli anni 70... le conferenze di Stoccolma, i primi rapporti, però hanno focalizzato molto l'attenzione sull'ambiente e anche i movimenti ecologici attuali si occupano maggiormente dell'ambiente, combattono con l'ambiente, per l'ambiente. La grandezza del Papa quindi è quella di avere magari agito un po' tardi, no? Sulle tematiche ambientali, forse i documenti la Chiesa l'aveva prodotti, ma con una portata forse anche di divulgazione minore rispetto ad ora. Però la grandezza del Papa è stata quella di porsi un problema attuale, quindi di scrivere su questo tema e di collegarlo all'aspetto sociale, quindi approccio ambientale, approccio sociale insieme. Questa è la grande novità di Papa Francesco. E soprattutto l'aspetto, diciamo, più nuovo, su cui mi soffermerò oggi, è proprio quello dell'ecologia, ecologia integrale. Innanzitutto soffermiamoci un po' a definire il termine ecologia, perché il Papa utilizza questo termine ecologia, poteva utilizzare ambiente sempre, poteva utilizzare poi invece ecologia,
economica, poteva utilizzare altri termini di attenzione, utilizza invece spesso questo termine, che come vedete è citato 30 volte nell'enciclica come sostantivo e 40 volte come aggettivo. Che cos'è l'ecologia? Come la possiamo definire? L'ecologia, come scienza, viene definita lo studio del rapporto tra organismi viventi e ambiente circostante. Quindi è questo, studia gli ecosistemi. Cosa significa? Cioè su questi sistemi, questi contesti in cui c'è questo rapporto tra gli esseri che vi abitano e la componente naturale. In realtà Papa Francesco allarga un po' il concetto di ecologia, perché non considera solo l'ambiente naturale, ma considera appunto, col termine ecologia, fa riferimento a quell'ambiente, a quel contesto in cui sia la natura, convivono sia la natura che la società, quindi l'uomo. E questo è un passaggio importante, perché anche a livello di studio, anche a livello di politiche, la natura non è considerata una cornice o qualcosa da analizzare davanti a noi, ma la natura viene considerata come il contesto in cui siamo inclusi. E addirittura lui parla, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati, cioè siamo parte integrante. D'accordo? Questo a volte sono discorsi che facciamo, ma in realtà è un cambio anche paradigmatico e culturale molto preciso. Non sono io di fronte alla natura, ma sono in mezzo alla natura e sono parte di essa. Con il termine integrale, Papa Francesco ci fa fare un passo in più, perché proprio oltre a considerare questa integrazione tra l'approccio ambientale e l'approccio sociale, col termine ecologia integrale Papa Francesco mette in evidenza diversi aspetti, cioè vuole farci capire che tutto è connesso, e anzi ci invita, l'enciclica, proprio a avere questo sguardo sistemico. Spesso siamo portati per specializzazione, per desideri individuali, bisogni, così, a guardare le cose separate, perché la nostra conoscenza è difficile avere uno sguardo sistemico, no? Capire tutto, e allora no? Si semplifica, e quindi io mi occupo di questo, io mi occupo di questo e quest'altro, ci si specializza. Papa Francesco dice sì, benissimo, però proviamo a mettere insieme le cose, proviamo ad avere uno sguardo un pochino più sistemico, magari sarà più superficiale, però sarà d'insieme, perché il rischio attualmente è quello della frammentazione di cui parlavamo prima, quello di vedere le cose molto separate. Esempio, nella nostra vita, quante volte separiamo le cose che facciamo in ambiente nostro, dal lavoro, dalla famiglia, cioè, no, viviamo anche noi questa esperienza della frammentazione e della non integrazione. Quindi in primo luogo Papa Francesco ci invita a questo, proviamo ad avere uno sguardo sistemico sul mondo, cioè pensiamo che tutto è connesso, tutto è relazione. E se succede qualcosa in una parte della nostra vita, una parte del mondo, accade anche in altre parti. Interconnessione tra fenomeni. Io ci ho messo il ruolo della geografia perché il nostro studio è proprio questo, uno sguardo di sintesi su quello che avviene nel territorio, che collega le componenti naturali, economiche, sociali, culturali, eccetera, eccetera. Secondo punto, col termine ecologia integrale, Papa Francesco ci porta a riflettere sì sulla complessità del mondo e quindi sulla necessità di collegare, di mettere insieme i vari saperi, professionalità e dimensioni della persona, perché come vi dicevo il mondo frantumato ci abitua a isolare, a separare
Invece, ecco, la complessità si capisce solo se si mettono insieme ai vari saperi. Questo è un invito che fa soprattutto anche alla comunità scientifica, perché noi siamo separati in settori, ognuno fa il suo, e quante volte è difficile fare delle ricerche o dei progetti interdisciplinari che abbiano come fine questa integrazione. Terzo punto, che vi ho già accennato, lo sguardo integrale di cui parla Francesco è quello che ci deve portare a connettere diverse scale territoriali. Cosa significa? Significa che dobbiamo essere consapevoli che ciò che avviene in un luogo ha conseguenze o è conseguenza di quello che avviene altrove. Questo ci porta perché a volte si dice, sì, ma non è mica colpa mia se quell'azienda inquina, no? Ma non mica, come faccio io a fermare? Sì, però intanto nel locale facciamo il nostro, perché quello che viene fatto a livello locale ha un impatto che diventa sempre più globale. Questo è la classe, è anche un invito che fa per i progetti, ad esempio anche i progetti di localizzazione industriale o anche paesi che in alcuni casi non si adeguano alle politiche e agli accordi internazionali. Quello che avviene in un luogo poi ha conseguenze anche altrove, quindi la scala diventa sempre più ampia. E poi, quarto punto, data l'ampiezza dei cambiamenti, non è possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. Lui dice, occorrono soluzioni integrali. È per questo che propone di collegare l'approccio ambientale con l'approccio sociale, perché se un contesto è caratterizzato da un degrado ambientale, questo ha conseguenze anche sulla vita quotidiana delle persone che ci abitano. E viceversa, se è un contesto socialmente degradato, quindi non si occupa, no, della cura di quello spazio, eccetera, eccetera, questo ha conseguenze ambientali. Quindi questo approccio integrale ci porta a pensare al nuovo umanesimo, quello di cui parla Papa Francesco, che lo definisce umanesimo ecologico, che è un po', come vi dicevo prima, la proposta di un uomo inserito, compreso dentro il mondo. E qui La proposta, diciamo, è nuova, perché da una parte siamo una società caratterizzata da questo eccesso di antropocentrismo. Cosa significa? L'uomo al centro di tutto, l'uomo che domina il mondo. Quindi da una parte abbiamo l'uomo moderno con queste caratteristiche, dall'altra abbiamo il rischio di alcuni movimenti ambientalisti che hanno messo l'uomo un po' al margine. Si parla di marginalizzazione antropologica. Cosa significa? L'ambiente viene prima. Pensate anche alla protezione degli animali. Non ce l'ho con gli animali, però alcune volte gli animali vengono messi al primo posto rispetto a certe tematiche, a certe politiche per l'uomo, d'accordo? Quindi da una parte c'è l'uomo che domina, che quindi la sua collocazione all'interno del mondo va ripensata. Dall'altra però a volte ci sono stati dei movimenti di protesta che l'uomo l'hanno messo da parte, il ruolo marginale. Papa Francesco ce lo colloca al centro, non deve essere né marginale né dominatore, ma deve essere insieme a. Siamo? Quindi l'uomo dentro al creato è cosa... Cosa scopre, no? Cosa scopre? Se l'uomo riesce a concepire questa sua giusta collocazione all'interno del mondo, si riconosce innanzitutto non dominatore, non al centro, non padrone, ma si riconosce custode e amministratore. Concepisce il creato come un dono, non è sua proprietà.
per cui non può fare altro che custodire e amministrare ciò che gli è stato donato. E quindi è un dono che non è per l'uso personale, ma per essere condiviso e anche per trasmetterlo alle generazioni successive. Secondo, l'uomo dentro al creato esprime legami e senso di appartenenza che incidono sulla sua stessa identità. Cioè il rischio attualmente è stato quello di allontanarci un po' dai luoghi, dai contesti in cui viviamo. E quindi questo ha generato un senso di appartenenza inferiore rispetto al passato. Se l'uomo si sente collocato giustamente all'interno del creato, stabilisce dei legami profondi col contesto, col creato, perché fanno parte della sua identità, incidono sulla sua identità di uomo. Ma io sono nata a Pisa, vivo e respiro nell'area pisana, contesto universitario, fa parte di me, giovane che vanno in bicicletta, la Torre di Pisa, che è diverso da qualcuno che è nato a Siena. Questo non significa che poi dobbiamo vivere il campanilismo, ma significa che la nostra identità, anche se mi sposto, deriva da questa appartenenza all'uomo. E questo ci fa vivere meglio anche le relazioni esterne, perché ci fa comunque sentire radicati in qualcosa, alle nostre origini. Terzo, l'uomo dentro al creato vive un'esperienza spirituale, perché il creato è espressione della bellezza e dell'amore di Dio. Penso che sia, Maurizio l'ha sentito, ma anche Barbara Pandolfi ha sottolineato questo aspetto della contemplazione e del dono, dell'essere davanti a questa bellezza che è espressione di Dio, che mi fa avvicinare a Dio. Questo, no? Se l'uomo si colloca bene dentro al creato, nella giusta posizione e non in quelle posizioni di cui vi ho parlato in precedenza. Però Francesco fa fare ancora un salto in più, ci parla di questa comunione universale. Non solo, no? Ci parla di essere, collocarci bene come posizione, ma ci parla di sentirci parte del mondo che ci circonda. Per cui, come dicevo prima, il degrado di una parte è una malattia, è una mutilazione per tutti. Cioè, se una parte sta male, sento male anch'io. Non è che sto davanti e vedo e osservo le ferite del mondo, ci sono dentro, entrando nella mia carne, cioè nei miei pensieri, perché sono parte integrante della mia vita. Lui ci chiama a fare questo salto ulteriore e si esprime così: essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge al rispetto sacro, amorevole e umile. Quindi parla di famiglia universale, cioè l'universo non è solo la famiglia umana. Questo ricorda un po' la lettera Corinzi, la prima lettera Corinzi di San Paolo, quando dice siamo parte di un solo corpo, il corpo di Gesù. Ecco, immaginiamo che non siamo solo la famiglia umana, ma è tutto l'universo. E quindi anche lì, no, si parlava, se non c'è una parte il corpo non funziona, e così anche qui, se una parte del tutto non funziona, non funzioniamo nemmeno bene anche noi. Una comunione sublime che ci rimanda a qualcosa, no, di infinito, di alto, che ci fa capire, no, la bellezza e l'amore che il Signore ha per noi. E quindi questo ci spinge a un rispetto sacro, perché è creatura di Dio, è un rispetto amorevole, quindi devo stare al servizio, devo curarla, come curo i fratelli, perché parla di famiglia. E umile, cioè devo capire qual è il mio posto, non con l'arroganza della superiorità, ma capire, no, che sono dentro, che sono insieme a.
Infatti il Papa dice: quando il cuore è veramente aperto ad una comunione universale, niente e nessuno è escluso. Niente, quindi in termini di cose, in termini di esseri animati e inanimati, e nessuno, nessun uomo è escluso. Capite, no? Cioè, comprendere l'ecologia integrale a livello di scienza significa però seguire questo percorso per noi cristiani umano, che ci permette poi di aprirci a questa comunione universale, pian piano sentirla sempre più dentro nei nostri percorsi. Perché le radici di questa ecologia integrale si ritrovano nel progetto di creazione. Sono all'origine della nostra vita. Cioè, il Signore, come sottolineano parti iniziali, ci ha creato uniti, ha creato questa armonia tra Lui, l'uomo e la creazione. E poi l'uomo, no, col peccato, con la supponenza, col desiderio di diventare come Dio, di essere superiore, ha un po' rotto questa alleanza, questa armonia. Che poi a livello pratico è una disalleanza, no? Una rottura dell'alleanza con Dio, che poi diventa un conflitto col creato, che poi si esprime anche con conflitto con gli altri, pensate che in Abele, e poi col creato. E quindi ecco, il Papa anche con questa enciclica ci invita a un cammino di conversione. C'è un cammino per ricostruire dentro la nostra vita questa alleanza. Se non facciamo un cammino di conversione integrale, che considera un po' tutte le relazioni, poi diventa difficile viverle poi nella vita quotidiana. Alla base c'è un po' questo desiderio di costruire una relazione intima col Signore, con gli altri e con l'ambiente. C'è un po' un cammino di conversione verso la riconciliazione, verso quell'armonia che tutti noi desideriamo nella nostra vita, perché Francesco parla di ferite, parla di frantumazione, di fratture che sono però le fratture della nostra vita, del nostro cuore. E San Francesco rappresenta un po' questa, è l'emblema, no, di questo cammino. Se vogliamo potremmo chiamare, non ha chiamato ancora nessuno, il paladino dell'ecologia integrale, perché è quello che nella sua vita ha combattuto per ricompattarsi, per guarire, per riconciliare le fratture del suo cuore. Perché è vero, il cantico, come dicono un po' tutti, rappresenta questa lode della bellezza del Signore, no? Abbiamo visto la contemplazione, ma in realtà il cantico delle creature rappresenta anche lo scritto alla fine del suo percorso di fede, che non è stato un percorso sempre facile, è stato un percorso fatto di tante belle intuizioni, di rapporto stretto col Signore, di vita concreta anche con i suoi frati e con i poveri, ma è stato anche caratterizzato da molte crisi, dalla malattia. Cioè, dai frati che a un certo punto non lo riconoscono più, quindi non lo ascoltano più. Cioè, quindi immaginate come si senta dilaniato Francesco nel suo cuore alla fine, quando compone il cantico. Quindi c'è un autore, uno storico, Jacques Dallaroun, ma che condivido, insomma, anche se la mia scarsa conoscenza francescana, però l'ho sempre un po' interpretato così. Cioè, che Francesco, che il cantico non è solo il canto della lode, non è il Francesco felice, cioè il cantico rappresenta diciamo l'espressione del percorso, del complesso percorso che Francesco fa per riconciliarsi con se stesso, con il Signore e con gli altri e poi con il creato. Cioè, dopo la crisi Francesco capisce, no, che il Signore in realtà gli ha parlato, e allora capisce che nella vita, nella sua vita, è stato importante questo rapporto di riconciliazione col Signore, che poi gli ha fatto anche vivere in maniera riconciliata
anche i rapporti con gli altri, con gli uomini, ma in particolare anche con le nature, con la natura. E quindi diventa espressione, ecco, di questa vita riconciliata, di questo cammino di conversione che tutti noi siamo chiamati a fare, perché amare la terra, amare gli uomini, sono parte integrante del nostro cammino di fede. Se non centriamo la nostra vita su Gesù, poi diventa difficile fare anche tutto il resto, cioè diventa difficile poi avere quel rispetto sacro, quel rispetto amorevole e quel rispetto umile verso la natura. Ultimo riferimento è quello, siccome sono francescana e siccome conosco un po' le fonti, insomma, così, ma conosco un po' di più la regola, mi sembrava importante ridirci cosa le nostre regole, cosa la nostra spiritualità ci dice su questi aspetti, perché Francesco è stato bravo, comunicativo, eccetera, ma come ho detto all'inizio, tante cose sono parte integranti dei nostri cammini, delle nostre proposte, anche della nostra regola. Qui ho riportato questi tre articoli che mi sembrava che centrassero in maniera più precisa questo tema dell'ecologia integrale, questo conciliare l'aspetto sociale con l'aspetto ambientale. Articolo 11, leggo solo le parti sottolineate. Francescani secolari cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione a beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze, diventando quindi amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Sentite, no? La regola che ci è stata proposta nel 1978 dalla Chiesa, dal Papa, contiene anche a livello di linguaggio molti elementi. Ci invita alla sobrietà, ci invita a semplificare le nostre materiali esigenze, significa ci invita a essere amministratori dei beni e non padroni dei beni, perché sono un dono. E sono, le abbiamo ricevute a favore di tutti i figli di Dio, a favore degli altri, non solo nostri, anche i nostri talenti. Articolo 13. I francescani secolari accolgono tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo. Poi li renderà lieti di mettersi alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, e di sforzarsi, ci invita a sforzarci, a creare condizioni di vita degne di creature. Sentite, anche qui, qui ci parla di accogliere tutti gli uomini, e sono un dono, sono immagine di Cristo, e ci chiama a accogliere tutti, niente, nessuno escluso, Papa ci dice, vivere questa comunione universale, e in particolare attenzione ai più piccoli, ai più poveri, e combattere per creare delle condizioni degne per la giustizia. E infine l'articolo 18, che è centrato proprio sulla natura, sull'aspetto dell'ambiente, proprio inteso come natura, quindi il rispetto per le altre creature animate e inanimate, perché portano significazione dell'Altissimo, ripetendo le parole di Francesco, di San Francesco, e ci invita a sfuggire la tentazione dello sfruttamento da fare dal padrone, ma ci invita a vivere, a concretizzare il concetto di fratellanza universale, la comunione universale di cui vi parlavo. Quindi già, no, abbiamo proprio al cuore della nostra regola tanti aspetti che Francesco, Papa Francesco, ci ha indicati poi nell'enciclica. Quindi questo ci chiama ancora di più a metterci un pochino un cammino, no? Nella concretizzazione di quello che ci viene detto. Papa Francesco ha una grande capacità comunicativa, quindi lo dice in maniera forte, lo dice in maniera chiara, però tante cose dobbiamo imparare anche a riprenderle nei nostri cammini, perché sono già all'interno delle nostre proposte, della nostra regola. Ecco,
Qui mi fermo un attimino perché datemi così vi riposate un pochino. Proprio perché mi piace, anche dialogando, vedere un po' quale narrazione di oggi possiamo prendere, possiamo così approfondire sul concetto di ecologia integrale. E per fare questo ho preso una canzone, che non so se conoscete, di Laura Pausini, che si intitola proprio Sorella Terra, quindi utilizza gli stessi termini, Papa Francesco, gli stessi termini. Allora, quindi io mando la canzone e il video è un video di rappresentazione che richiama però contenuti, quindi vi chiedo di fare più attenzione alle parole rispetto alle immagini, cioè le immagini vi devono aiutare a un pochino captare le parole, va bene? E poi si discute insieme. Cioè non vi riposate, cioè non è uno spazio musicale, riposate perché non state ad ascoltare la mia voce noiosa, ma perché dovete così ascoltare una canzone bella, una voce ben più bella. See?
La conoscevate questa canzone? Che reazioni? Che cosa comunica e cosa c'entra col tema dell'ecologia integrale che avevo detto finora? Intervenite, eh? Veramente non sono... Praticamente dice quello che dice San Francesco. Ci avvicina, la cosa... San Francesco dice molto meglio. Vabbè, quello... Siamo partigiani e sono d'accordo. Però, vedete, quindi dice le stesse cose, quindi un linguaggio, una canzone moderna, di una cantante che ha una certa anche visibilità a livello internazionale, non solo nazionale, esprime queste parole. Quali aspetti della canzone si collegano all'ecologia integrale, però, oltre a questo aspetto... Giustamente vengono riprese alcune parti. La donna insieme alle feste. Una figura della donna, che a un certo punto è il discorso della polvere, no? Che dice rischio, no? Che anch'io di fronte a certe ferite della terra mi disintegro, no? Quindi vengo colpita anch'io, questa un po' esprime abbastanza bene, no? Parole quello che si diceva prima. Poi le foreste che sono il respiro, che sono il respiro, esatto, no? Non poterne farne a meno, quindi questo aspetto dell'integrazione. C'è qualcos'altro? Perché, come si diceva prima, Papa Francesco parla di tre relazioni dell'esistenza umana, no? La relazione con Dio, la relazione con gli uomini e la relazione con la natura. Questo aspetto della relazione con la natura è principale, però c'è qualcosa anche che rimanda, non so se ci avete fatto caso. Infinito. Questo anelito di infinito, no? Questa cosa che mi rimanda a qualcos'altro. Una relazione grande, no? Che non si esprime in termini cristiani, ma si esprime, no? questa tensione verso l'infinito, verso l'assoluto, questa comunione universale. E come si esprime a livello di musica? Ci avete fatto caso? Tratti dolci, poi quando, esatto, no? Quando poi c'è l'aspetto invece del conflitto, aumenta il tono della musica, aumenta il tono della voce, per poi ricalmarsi, quindi questo aspetto dell'armonia che viene comunicato con la musica. E lo stesso alla fine, se ci avete fatto caso, no? Chiude con alcune musica che poi l'immagine lo dà, in realtà l'immagine poi è stata creata dopo, no? La musica è un pochettino come Kitauro, quel grande compositore giapponese che nella sua musica inserisce il rumore della natura. Esatto, esatto. Le sonorità riprendono la natura, è per questo che ve l'ho inserita, no? Perché Papa Francesco è molto comunicatore, però non sempre, no? La comunicazione può essere fatta attraverso canali dei libri o delle parole, perché a volte sono noiosi, cioè un giovane dopo 10 minuti non ti ascolta più. È chiaro che è importante alcune volte nell'educare, quindi nei contesti di formazione, o anche nei nostri contesti di formazione, ai ragazzi, alle persone, ma anche agli adulti che abbiamo, lavorare con altri linguaggi. Lavorare con altri linguaggi che magari entrano anche nell'aspetto, nella sfera emotiva, non solo intellettuale. D'accordo? Cioè questo, che le narrazioni oggi puntano molto anche a questo aspetto, dell'emozione. Cioè qualcosa che entra dentro e che poi si possa restituire in parole, in azioni. Cioè se io parlo due ore, come sto facendo anche oggi, poi dopo un po' alcune parole... ascoltano, altre parole si ascoltano, però a volte utilizzare altri linguaggi per cercare di comunicare alcuni aspetti. Quindi quello che volevo dirvi è che anche nel comunicare le problematiche è importante utilizzare i linguaggi di oggi, linguaggi moderni, canzoni, video, cose veloci, in modo che anche le persone possano seguirci maggiormente, possiamo comunicare in maniera più forte e possiamo essere capiti di più, d'accordo?
Allora, io vado avanti, quindi, sul mio percorso, quello di concentrarsi sulle componenti dell'ecologia. Francesco parla prima di ecologia integrale, come ho fatto io, che è un po' il punto di partenza, mi è sembrato importante partire di lì, e poi parla degli elementi che caratterizzano l'ecologia integrale, che li analizza, e anch'io ve li presenterò in maniera separata, però considerando che sono fortemente interrelati, connessi tra di loro. D'accordo? Vi presenterò i diversi aspetti, l'ecologia ambientale, l'ecologia economica, l'ecologia sociale, ma come vedete tante volte i discorsi sono a metà strada, cioè i confini non sono netti. D'accordo? Tra l'uno e l'altro, perché sono fortemente integrati. E comincerò con l'ecologia ambientale. L'ecologia ambientale è l'ecologia, è la parte che si occupa di ambienti naturali, in particolare di quelli che si chiamano gli ecosistemi. Cosa sono gli ecosistemi? L'ho accennato un po' prima, cioè sono porzioni di terra, più precisamente si dice porzioni di biosfera, perché c'è l'atmosfera anche, oltre che la terra, l'idrosfera, litosfera, c'è anche l'atmosfera, quindi sono però porzioni, spazi in cui abitano gli organismi animali e vegetali che interagiscono tra di loro. E il Papa ci dice questo: come ogni organismo è buono e mirabile in se stesso per il fatto di essere creatura di Dio, lo stesso accade con l'insieme armonico di organismi un determinato spazio. Scusate, qui devo aver sbagliato io, perché il Papa non sbaglia mai, dello spazio determinato, quindi l'aggettivo è ripetuto, che funziona come un sistema. Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la nostra stessa esistenza, in linea con quello che abbiamo detto, siamo parte integrante dell'ambiente. E allora il Papa dice, attenzione, se siamo parte integrante, se dipendiamo questo ambiente, da questa natura, da questo creato, non può che scaturire da parte nostra un atteggiamento di uso cosiddetto sostenibile. Anche l'aggettivo sostenibile viene utilizzato molto spesso nell'enciclica, e su questo ve lo volevo un pochino presentare, perché è un concetto su cui la scienza sta lavorando dagli anni 90, fine anni 80 e tutti gli anni 90. In particolare faccio riferimento al rapporto Our Common Future del 1987 e alla dichiarazione di Rio, cioè la conferenza di Rio del 1992, che hanno sancito all'inizio di questo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità. Per la prima volta si parla di sostenibilità e si parla di sviluppo e non di crescita economica. D'accordo? Cioè qui distinzione tra crescita, che è, si analizza con i tassi, con le variazioni, con i tassi di crescita, e sviluppo, che vuol dire qualcos'altro. E già dal termine, proprio termine sviluppo vuol dire che non si parla solo di crescita economica, di efficienza economica, ma la crescita economica deve essere accompagnata dall'equità sociale e la salvaguardia ambientale. Quindi già in questo concetto sono iniziate appunto questa integrazione di cui parla Papa Francesco. Vedete lo schema, no? Lo schema dice la sfera economica deve incrociarsi con la sfera sociale per raggiungere un modello equo, la sfera sociale si deve integrare con la sfera ambientale per uno sviluppo vivibile, la sfera economica si deve integrare con la sfera ambientale perché ci sia un progetto di crescita realizzabile. Tutte insieme formano quella che si chiama il centro, cioè la sostenibilità e l'uso sostenibile del territorio. L'altro concetto che poi anche Papa Francesco risottolinea nella sua enciclica è quella dello sviluppo intergenerazionale. Cosa significa? Significa che lo sviluppo attuale non deve compromettere
lo sviluppo delle generazioni successive. Cioè l'uso delle nostre risorse non deve compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni primari. Io non posso consumare troppo, perché sennò i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti non potranno vivere. Non solo star bene come noi, non potranno vivere, perché se consumo tutto non avranno più energia, non avranno più risorse. Questo aspetto è già contenuto nel questo principio della sostenibilità. Francesco, nella sua enciclica, parla di solidarietà tra generazioni. D'accordo? Questo approccio. E questo per lui significa, lo sottolinea in molti ambiti, un uso controllato delle risorse. Cioè, attenzione, cominciamo a utilizzare un po' meno il petrolio, il gas, cominciamo a pensare anche alle risorse rinnovabili, cominciamo a piantare più alberi per rendere meno inquinato, eccetera, eccetera. Francesco si sofferma anche sui cambiamenti climatici, è un aspetto molto dibattuto, io qui l'ho semplificato in una slide, ma se la vedono in campo scientifico, insomma, cominciano a subito i dibattiti. Perché? Perché c'è molta divisione su questo fatto dei cambiamenti climatici. Infatti Papa Francesco, se ci avete fatto caso, dice: la scienza ha diverse posizioni. Perché ci sono alcuni che ritengono che i cambiamenti climatici sono strettamente legati, esclusivamente legati all'azione dell'uomo. Quindi o si smette di produrre, o si smette di utilizzare eccessivamente le risorse, altrimenti è catastrofe nel futuro. Ci sono altri studiosi invece che ritengono che i cambiamenti climatici non sono conseguenza dell'azione dell'uomo. Perché il clima nel corso del tempo ha cambiato, anche in passato ci sono stati periodi più caldi, periodi più freddi, glaciazioni, e questo ha portato alla distruzione di ecosistemi che poi si sono, con la teoria evolutiva, sistemati. Il problema è che ora siamo 7 miliardi, cioè il problema è che ora siamo tanti, no? In passato c'era anche una facilità maggiore risposta, attualmente questo compromette moltissimo la vita dell'uomo e la vita delle creature. Tutti però, tutti, sia i catastrofisti, sia quelli che invece ritengono che dipenda dalla storia dell'evoluzione della Terra, tutti però concordano che sicuramente l'uomo eccede. E quindi al di là dell'inconseguenza sui cambiamenti climatici si sta male, perché se è inquinato io sto male, respiro male, d'accordo? Se vedo un degrado lo vedo, d'accordo? Se c'è ingiustizia al di là del cambiamento climatico, ci siete? Quindi tutti pensano, sono concordi del fatto che bisogna avere un atteggiamento più controllato, un atteggiamento più di uso sostenibile, e soprattutto, quello che vi dicevo prima, un atteggiamento, una risposta globale, che non riguardi soltanto le piccole cose, ma che ci sia questo allargamento un po' a un orizzonte un pochino più vasto. Perché gli effetti anche di un'assenza di legislazione in un luogo poi vengono percepiti e sentiti da altre parti. Io qui ho fatto l'esempio di Pechino, della Cina, perché combatte quotidianamente con problemi di inquinamento, perché utilizzano il carbone e quindi l'attività industriale è molto elevata, i processi di urbanizzazione sono fortissimi, e quindi Pechino molto spesso... mi sembrava un segnale... quindi dice dicevo, Pechino combatte quotidianamente con questa difficoltà, quindi mascherine, problemi agli occhi, problemi, quindi anche problemi poi di attrazione verso gli stranieri che vogliono andare a lavorare o visitare la Cina. Quindi non è solo un problema di salute, ma anche un problema poi anche di visibilità del sociale della Cina.
Quindi quello che dice il Papa è questo, siccome magari qualche accordo c'è, un po' tiepidino, qualcuno lo segue, qualcuno no, il Papa dice che è necessario un'autorità politica mondiale che controlli, che dia delle direttive a livello internazionale che dovrebbero essere seguiti, perché le varie conferenze, vari accordi ci sono stati, ma non sempre i paesi hanno aderito, e anche se magari aderiscono a livello formale, il rischio è che poi nella concretezza non ci sia nessuna autorità che poi dà delle sanzioni se non aderiscono a questi principi. Nell'ottica che se quello che succede in Cina, quello che succede in Italia, quello che succede in Brasile, poi ha conseguenze a livello globale. Non è che è un problema solo di Pechino, cioè è un problema di tutta la Terra, non è un problema se Milano è inquinato. Loro sì, fanno le targhe alterne, però è l'Italia che è inquinata, d'accordo? Cioè questo qui ha conseguenze poi generali. Finisco un attimo una slide e poi concludo la tematica. Quindi il Papa ci porta quindi a un uso controllato delle risorse, quindi un pochino a capire che i problemi di inquinamento locali poi diventano problemi più globali, e ci invita anche a fare dei passaggi, dei passi anche nel nostro quotidiano, nel nostro ambiente, perché poi, come dicevo all'inizio, tutti bravi a dire mamma mia l'inquinamento, mamma mia quell'azienda, tutti a combattere contro magari l'industria petrolchimica a Livorno, però poi ognuno di noi fa quello che gli pare nella vita quotidiana. E invece lui ci riporta a questo, cioè cominciare dal basso, cominciare dal locale. Questi sono un manifesto ricavato dalle varie cose che dice il Papa nell'enciclica, che ce le diciamo da anni, perché me lo ricordo negli anni 70 a scuola ci dicevano le stesse cose e si riprendono attualmente nel 2016, però sono queste, no? Un uso più sobrio, un uso contro lo spreco, riciclaggio, tenere il riscaldamento più basso, utilizzare il trasporto pubblico, la raccolta indifferenziata, cucinare il giusto e non il di più, sono aspetti che dobbiamo riuscire a concretizzare nella nostra vita, e soprattutto dobbiamo riuscire a trasmettere alle persone che abbiamo accanto, sia in famiglia ma anche nelle nostre comunità, nei nostri gruppi. Cioè a volte mi interrogo quanto poco a volte si fa nel cammino di formazione su questi aspetti, e quanto poco anche a livello di concretizzazione, no? Utilizzare la plastica riciclata, oppure essere anche nelle nostre fraternità, nostre comunità, esempio in questo, che diventano poi parte integrante del nostro vissuto e del nostro quotidiano. Mi fermo qui e continuiamo. Invece mi adeguavo ai metodi francescani. Allora, abbiamo parlato di ecologia ambientale, l'altro termine che utilizza Papa Francesco è il termine ecologia economica. Che cosa si intende per ecologia economica? Cioè Papa Francesco con questo termine indica un nuovo legame tra economia e ambiente, anche perché le due scienze, i due termini, hanno radici etimologiche simili. Cioè abbiamo parlato di oikos, casa, dell'ecologia, e logos come discorso è sulla casa, economia, oikos, casa, e nomos, norma, legge, legge sulla casa, le norme per vivere nella casa, nella terra. Papa Francesco dice che fino ad oggi i due concetti, i due termini sono stati troppo divisi nel pensiero, nella scienza. Il pensiero economico ha fatto poca attenzione all'aspetto ambientale. Invece lui parla della necessità di una economia
che abbia una visione più integrale, più integrante, più integrale nel senso più sistemica, che prenda in considerazione diverse variabili e diversi ambiti, e più integrante che non escluda, che non escluda nessuno e niente, quindi è un richiamo al superare e a combattere le disuguaglianze. E infatti ci dice: la crescita economica tende a produrre automatismi e ad omogenizzare al fine di semplificare i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria un'ecologia economica, non parla più solo di economia, ma ecologia economica, capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. E qui solo alcune sottolineature, perché il problema di un pensiero economico dominante, di un sviluppo economico attuato fino adesso, ha portato alla concentrazione della crescita economica in alcuni luoghi. Si parla, in passato, nell'85, di triade globale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il potere economico è concentrato in pochi, in tre poli: Stati Uniti, Europa e Giappone. Qui parlo dell'85, siamo anni 80. Poi questi tre poli hanno delle relazioni con tutti gli altri continenti, relazioni di dipendenza, di scambio, di commerci. Vedete anche il commercio, no? Come poi è concentrato in questi tre poli. Questa è una carta del 2006, quindi più recente, come questi tre poli, e poi lo scambio è minore, decisamente minore, con gli altri continenti. Però le cose sono un po' cambiate, attualmente, a parte le sigle, le varie sigle che emergono, ci sono dei nuovi attori, dei nuovi paesi che si stanno sviluppando ai ritmi molto più dinamici dei paesi storicamente avanzati, e che stanno adottando dei modelli di sviluppo molto simili. Crescita economica, si parla del PIL che cresce in India, in Cina, non so se avete presente questi stati, no? Che ormai stanno diventando i nuovi poli dell'economia mondiale. B sta per Brasile, R sta per Russia, I sta per India, C sta per Cina, S sta per Sudafrica. D'accordo? Sono, la nuova sigla è BRIC e ora BRICS, cioè perché c'è stato aggiunto il Sudafrica, ma ce ne sono tanti che coinvolgono la Malesia, che coinvolgono le Filippine, il Messico per certi versi, d'accordo? Ci sono questi paesi che stanno correndo a ritmi più veloci dei nostri. Noi siamo ancora più sviluppati, produciamo, si dice, più PIL, più beni, però questi paesi stanno crescendo molto più di noi e imitando il nostro modello di sviluppo. Anzi, ci dicono: non ci dite tanto degli aspetti sociali e ambientali, finora avete fatto quello che volevate, ora dateci spazio anche a noi, voi rallentate e noi ora cresciamo, e non ci venite a dare degli accordi ambientali o sul sociale, perché alla fine dell'Ottocento gli operai l'avete sfruttato anche voi, e tanto, d'accordo? E sull'ambiente avete cominciato a parlare negli anni 70 e gli Stati Uniti ancora, cioè, tanti accordi non l'ha firmati, quindi non ci venite a dire a noi cosa dover fare. Questo è il ragionamento, ve lo dico in maniera semplice, non prendetela questa... è un linguaggio scientifico, insomma, da riportare poi, però in pratica stanno dicendo questo, con delle politiche di penetrazione che sono simili alle nostre di qualche tempo fa. Io vi sto facendo l'esempio qui dell'Africa e dalla penetrazione cinese in Africa, no? Perché si dice l'Africa col rapporto con le ex colonie e gli Stati Uniti in Africa, infatti la politica in Africa sta diminuendo da parte dell'Europa e degli Stati Uniti, e per alcuni geografi, economisti e politologi questo non è tanto positivo, perché lascia spazio alla penetrazione di altre potenze come l'India, in particolare la Cina, che fa accordi perché vuole il petrolio, la Cina ha il carbone e avete visto che il carbone è anche inquinante, per cui cerca petrolio a destra e a sinistra e fa accordi con l'Africa per avere il petrolio a condizioni buone. Quindi cosa fa? Partono cinesini, vanno lì, dicono: guarda, io ti costruisco le strade, mi dai il petrolio a prezzo favorevole? Sì,
allora cominciano, si impiantano tutti i cinesi, fanno le infrastrutture, fanno commercio, eccetera, eccetera, pian piano stanno penetrando nei vari paesi africani, con una sorta di ricostruzione dei rapporti di dipendenza che c'erano in passato con i paesi europei. D'accordo? Questo è un esempio. Ci sono nuove forme di sfruttamento, vi do degli spunti, perché bisogna anche un pochino anche, capire anche le dinamiche attuali. Si parla sempre di più rispetto al passato di questo land grabbing, una parola inglese, in italiano non c'è la traduzione, perché la traduzione è rapina di terreno, cosa vuol dire? Anche in passato le multinazionali hanno acquistato dei terreni nei paesi in via di sviluppo. Attualmente questa corsa all'acquisto del terreno, proprio delle terre, è aumentato notevolmente. Questo perché? Perché le persone hanno paura di non avere risorse alimentari, cioè la risorsa alimentare è diventata importante come il petrolio che abbiamo visto prima. Cioè la Cina aumenta la popolazione, quindi non ce la facciamo più a sfamare tutti questi cinesi che poi cominciano a diventare sempre più ricchi e vogliono mangiare di più. D'accordo? L'Arabia Saudita ha problemi di capacità di coltivare i propri terreni, perché paese tropicale, c'è il deserto e io da mangiare lo devo acquistare all'esterno. Ma perché acquistarlo? Perché non acquisto terreni e li coltivo? Così mi garantisco poi le risorse anche per la popolazione della prossima generazione. Lo stesso il Giappone, alta densità abitativa, per cui non hanno grande spazio, quindi cosa faccio? Acquisto, ho i soldi, acquisto il terreno. Quindi cosa succede? Si dà un fenomeno, oltre alla presenza di multinazionali specializzate nel settore alimentare nei paesi in via di sviluppo, si assiste a questo fenomeno di acquisto da parte di paesi, stati, di terreni localizzati nei paesi in via di sviluppo, in particolare Africa, America Latina, cioè soprattutto Africa, laddove i governi e le istituzioni locali sono instabili, dove non c'è un controllo della proprietà e del territorio, per cui acquistano. D'accordo? Quindi sono grappatori, così chiamati, scusatemi anche questo termine che non è bello ma dà l'idea, e ci sono dall'altro i grabbati, cioè questi contadini che vivono da secoli in quelle terre, che si vedono vendere le proprie terre. Qualche volta ce li fanno stare e li fanno lavorare, qualche volta li allontanano e perdono la possibilità di sfruttare per i propri bisogni, i propri figli, il territorio. Questo avviene sia per garantirsi le risorse alimentari, sia per garantirsi le biomasse. Cioè, cosa si fa? Acquistano i stati anche questi territori, ci coltivano, coltivano determinate colture agricole, per poi utilizzarle come biomasse per la produzione di energia. D'accordo? Quindi si eliminano le tradizionali attività agricole presenti e si sostituiscono con quelle più redditizie. In questo caso le biomasse, invece, ha bisogno di produrre energia anche con altri strumenti. Non lo puoi fare nel proprio stato perché non ci sono spazi disponibili, vado a comprarle laddove posso e anche a prezzi decisamente buoni, no? Perché appunto non c'è protezione. Tutto questo che va a aggiungersi a quello che vi dicevo prima di questa economia che ha un po' dettato certe forme di sfruttamento del terreno e di formazione della disuguaglianza, mette in discussione appunto un'economia, anche un modo di misurare lo sviluppo attraverso lo strumento principale che è stato finora il PIL, che è il prodotto interno lordo. Se ci avete fatto caso, la preoccupazione di ogni Stato, ogni trimestre, anche l'Italia, quanto è cresciuto il PIL? Se non è cresciuto ci tremiamo tutti, perché questo chiaramente genera una debolezza del sistema che non è stato capace di produrre PIL. Ora, il PIL di fatto, poverino, è un indicatore e quindi ci dà la misura di quanto un paese cresce, cioè di quanto valore produce a livello di beni e di servizi un paese, quindi è un indicatore. Tuttavia alcuni studiosi lo criticano come
criticano le persone che utilizzano solo il PIL come strumento di valutazione dello sviluppo, di misura dello sviluppo. Vedete, qui tra l'altro non è solo PIL, ma il PIL pro capite, vedete? Perché il PIL viene spesso diviso per il numero della popolazione, perché se io considero il PIL totale, la Cina ormai che posizione la mettete? L'avete sui giornali, cosa avete? La Cina, vedete, qui è dagli ultimi posti, perché poi si divide il PIL per la popolazione e va lì, il PIL pro capite è basso. Ma il PIL a livello di produzione totale, la Cina è arrivata al secondo posto, d'accordo? Quindi, cioè, ora poi se divido sulla popolazione è chiaro che si ridimensiona perché sono tanti. Allora, ci sono alcuni studiosi, e qui ve ne cito uno perché secondo me è interessante, anche se volete poi approfondire il suo pensiero, cioè, cosa dicono? Non possiamo misurare lo sviluppo soltanto con il PIL, ma lo sviluppo è legato alla possibilità di vita, di libertà di cui godono le persone. Lui parla di questa capabilities, questa capacitazione, in italiano è un po' brutto, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che agli individui devo dare la libertà e le condizioni perché crescano, che non sono fatte soltanto dai soldi, ma sono fatte dai servizi. E in particolare lui sottolinea l'importanza dell'istruzione, l'importanza della sanità, l'importanza di alcuni servizi sociali, l'importanza di alcune tecnologie che ti permettono di crescere, di collegarti. E allora sottolinea l'importanza per un paese non soltanto di puntare soltanto al PIL, al PIL, al PIL, ma di garantire agli individui altre forme di sviluppo, che sono la cultura. E infatti il suo pensiero è stato alla base della creazione di un nuovo indice che ormai noi geografi utilizziamo, è l'indice di sviluppo umano. Cioè non si calcola soltanto il PIL per capire se un paese è sviluppato, ma si va a vedere anche l'istruzione, l'alfabetizzazione, la speranza di vita. La speranza di vita è quanto uno vive, quanto ha la speranza di vivere dalla nascita. Ci sono dei paesi in cui la speranza di vita è di 40 anni. Noi abbiamo superato gli 80 anni. 40 anni ce l'avevamo fino a 800, d'accordo? Cioè noi abbiamo, cioè dei paesi hanno la stessa speranza di vita che noi avevamo molti anni fa. E quindi lui sostiene appunto che bisogna intervenire su questi campi. Quindi un economista che pensa che lo sviluppo non sia legato soltanto a fattori economici, ma a fattori sociali, e quindi incarna un po' lo spirito dell'enciclica che ci invita a un approccio integrale. Ma non solo in una zona circoscritta, vero? Di solito questo indice si applica a un paese, poi è chiaro, in Italia si può applicare magari a scale più ridotte e andare a vedere le differenze, infatti spesso viene fatto, e si utilizzano magari degli indicatori un pochino più specifici, questo è per darvi l'idea, no? Poi a livello statistico si entra più nel dettaglio. Il Papa qualche volta nell'enciclica sottolinea anche questo aspetto della decrescita. C'è un economista in particolare, ma c'è tutto un movimento sia scientifico, ma soprattutto direi pubblico, insomma, una parte appunto della popolazione, ma anche il politico, che parla di questa decrescita. Il Papa ci dice: è arrivata l'ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo, procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Allora, il movimento della decrescita felice, che è stato autorizzato dalla Latouche, un economista francese, cioè ci parla della necessità di ridurre, di crescere meno, produrre meno, ma di dare più spazio ad altri fattori, ad esempio lavorare meno perché è importante gustarsi del tempo libero, lavorare meno per
fare promozione di progetti di solidarietà, eccetera, eccetera. Si parla delle 8 R, no? Riciclo, ricentrare, riconcettualizzare, eccetera, eccetera. Il Papa collega questo concetto della decrescita a un altro aspetto interessante, cioè lui non è che dice la crescita è negativa, lui dice attenzione, magari proviamo a crescere un po' meno come paesi avanzati, a dare quello che ci avanza ai paesi che ne hanno bisogno. Guarda, non è che a volte si dice ma allora attacca tutti i modelli di sviluppo, non è che si condanna completamente la crescita, ma si pensa di rallentare il ritmo in funzione di condivisione. Cioè le risorse che riusciamo a raccogliere le condividiamo, aiutiamo i paesi in via di sviluppo a crescere, cioè quantomeno avere delle forme dignitose di vita. E in particolare l'enciclica sull'ecologia economica, la sottolineatura più forte è quella contro la cultura del consumismo. E tra le righe, e non solo tra le righe, ma anche espressamente, in alcuni punti il Papa attacca la tecnologia fino a se stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso la tecnologia ci porta a consumare di più, attiva delle forme di consumismo futili, diventa leva del dominio economico. Io ho gli strumenti per estrarre il petrolio a una certa profondità, tu non ce l'hai, quindi io vengo, perché se io non vengo il petrolio non si estrae, perché ce l'ho io il sapere tecnologico, d'accordo? Questo è un po' la condanna. Sì, però una tecnologia e una creatività, lui parla anche di creatività che è molto bella, finalizzata soprattutto a risolvere problemi dell'umanità e dell'ambiente. Ho letto spesso articoli in cui c'è questo attacco alla tecnologia, in realtà è un attacco alla tecnologia fino a se stesso, non è che si deve ritornare indietro nel progresso tecnologico, se no a questo punto chiudiamo il dialogo anche con tutte le altre componenti del mondo, e il Papa non vuole questo, cioè il Papa non vuole questo, però condanna un uso eccessivo e poco controllato della tecnologia a fini futili, per fini futili e per dominare gli altri. Invece promuove una tecnologia e una creatività, un'innovazione che sia più orientata all'umanità, all'ambiente. Cioè ci dice, ma guardiamo progetti che cercano di risolvere il problema delle energie rinnovabili, cerchiamo di mettere a frutto dei progetti che mi possono estrarre l'acqua anche in luoghi dove non è possibile, cioè mettere la tecnologia al servizio dell'uomo e al servizio dell'ambiente. Parla di ecologia sociale. Come vi ho detto all'inizio, il Papa sottolinea che non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì è soprattutto quella sociale molto collegata a quella ambientale. Perché tutto ciò che danneggia le relazioni umane comporta effetti nocivi come la perdita della libertà, l'ingiustizia e la violenza, e anzi il degrado ambientale condiziona anche maggiormente le disuguaglianze sociali e provoca anche le migrazioni, gli spostamenti proprio per ragioni ambientali che incidono poi sulle capacità dell'uomo di vivere in quel determinato ambiente. E qui il Papa si sofferma sulla necessità di sviluppare delle istituzioni più sane, più credibili, perché possono lavorare per superare questa disuguaglianza, sia a livello globale, perché lui spazia molto, no? Anche come scala, sia a livello globale, perché ancora esistono, no? Questi divari tra nord e sud, che è una metafora degli anni 80 che però ancora permane, ma quello che sottolinea il Papa anche la necessità di risolvere anche le disuguaglianze interne, perché come sottolineavo prima c'è un processo di migrazione della popolazione verso le grandi città
e quindi ci sono disuguaglianze sempre più forti all'interno delle città su cui dobbiamo lavorare. Ai contadini che arrivano nelle grandi città di grattacieli, che però non trovano uno spazio dignitoso e danno vita a spazi, periferie nella città, sono gli scarti, gli esclusi. E infatti il Papa combatte questa cultura dello scarto, questa tendenza all'esclusione, cioè persone che non sono nemmeno all'interno della classe sociale perché non servono. E qui ho riportato l'ultima visita del Papa alla casa di riposo, perché lo scarto non sono solo i poveri dell'America Latina o dell'Africa, lo scarto sono le nostre città, lo scarti sono le persone che vengono considerate poco produttive, che non servono, il mondo tecnologico, il mondo economico che ha ritmi molto forti, in cui parte della popolazione sono escluse, non ce la fanno a stare a basso. E lui insiste e va, e questi sono gesti concreti, lui ci va. Lui va da carcere, va alla casa di cura, vuoi andare nei luoghi dello scarto? Andiamoci, anche noi. Papa Francesco parla di ecologia culturale. Insieme al patrimonio naturale c'è anche un attacco, una minaccia anche al patrimonio artistico, storico e culturale di un paese. Lo vediamo, no? L'abbiamo visto anche la Siria. Le distruzioni che ci sono state, e quindi la distruzione della storia, dei manufatti, dei simboli di un paese e della sua identità, perché quello che si vuole attaccare è l'identità culturale, che a volte è molto più forte di qualsiasi progetto economico, qualsiasi intervento sociale. Cioè conservare l'identità, i simboli anche materiali di un determinato paese è molto importante, che parlano della cultura che è passata ma è ancora viva, dinamica, e che non si può escludere nel momento in cui si pensa alla relazione dell'essere umano con l'ambiente. E quindi quello di cui parla Papa Francesco è quello della cura delle ricchezze culturali, la conservazione dei patrimoni a fronte di un processo di omogenizzazione. Lui parla, il problema sono il rischio dell'omologazione. Io qui vi ho messo la Disneyfication, sono termini che si usano così anche per dare un po' più di efficacia, no? A certi concetti. Cioè di fatto la cultura si sta standardizzando, perché dovunque nei centri storici io trovo gli stessi negozi. Io vado a Roma e trovo il McDonald's vicino a certi monumenti, vado a Amman in Giordania, vado al centro commerciale e trovo le stesse caratteristiche. Quindi il rischio è l'omologazione, quella che combatte, che vuole combattere Papa Francesco, a fronte di una difesa invece della specificità, dell'unicità culturale dei popoli e dei luoghi. Qui si parla di non luoghi. I centri commerciali vengono considerati da noi dei non luoghi, perché non hanno un'identità di luogo, sono uguali dovunque. Ogni tanto compare a Dubai una palma, allora dice forse Dubai, ma se no può essere a Dubai o può essere a New York o può essere a Shanghai, è identico. Abbiamo le stesse marche, le stesse tipologie di costruzione, gli stessi negozi. Quando uno entra perde il contatto col luogo, con la specificità del luogo. E invece Papa Francesco insiste sulla difesa della cultura, delle culture indigene. Cioè lui non lo descrive, non lo accenna, però si parla spesso del rischio della perdita di biodiversità culturale. Non sono solo le specie che finiscono, ma sono anche le minoranze culturali, le specificità culturali che vengono meno. E soprattutto sottolinea che è importante conservarle, perché per loro la terra non è un bene economico, per loro la terra è ancora un dono di Dio e degli antenati, quindi ci possono insegnare a recuperare questo rapporto con la terra.
loro hanno valore, un simbolo della loro identità culturale. Se noi la togliamo, se noi cambiamo, perdiamo anche questo contatto che loro ancora ci possono trasmettere con religioni diverse e con impostazioni diverse, però hanno questo legame, minore sfruttamento rispetto al nostro. E infine ci parla di ecologia della vita quotidiana. Cioè gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire, di agire. E nello stesso tempo noi siamo l'ambiente per esprimere la nostra identità. C'è un legame profondo con i luoghi, con gli spazi. Non possiamo rinnegarlo in un attimo, in questi ultimi anni. Siamo di fronte a un processo di virtualizzazione delle relazioni. C'è maggiore distacco rispetto al territorio in cui si abita, però lui ci richiama a ricostruirlo, non rinnegando la tecnologia, non rinnegando l'importanza dell'uso anche del virtuale, però lui ci riporta a questa dimensione, no? A curare l'ambiente, perché un ambiente caotico e disordinato sicuramente impedisce lo sviluppo di un'identità felice. E allora l'invito è quello di migliorare la qualità della vita, migliorare la qualità della vita delle periferie delle nostre città. Qui è un quartiere con il viale di Roma, che è un po' l'emblema, no? Il simbolo del degrado delle periferie delle nostre città, sia il degrado delle baraccopoli, delle favelas, delle grandi metropoli, soprattutto in Brasile e in India, ma anche in Africa, questo processo di urbanizzazione che porta a un'urbanizzazione incontrollata, quindi anche disagi nel vissuto. Allora la risposta di Papa Francesco è questa del recupero degli spazi, recupero dei territori, recupero degli spazi pubblici come parte integrante del nostro vissuto per costruire una casa, che non è solo la casa terra, che sennò diventa una cosa anche un po' troppo teorica. È la cura del territorio in cui si abita, è la cura della casa, del quartiere, delle relazioni circostanti. Lo parla appunto nell'Evangelii Gaudium di questi importanza di questi spazi che collegano e mettono relazioni, che danno un'idea anche visiva e di sensazione di integrazione, non di disorganica e di frammentazione. Cioè partiamo da lì, perché la nostra frammentazione deriva anche da come viviamo frammentati con i nostri contesti. Nel principio di questo bene comune, il bene comune perché spesso si pensa in maniera individuale, quindi il suo invito è quello di cominciare a ripensare in maniera collettiva. Cioè, l'uomo postmoderno, la donna postmoderna, questo, come vi dicevo prima, ha questa sensazione di questa tendenza a fare i propri progetti, a vivere i propri contesti, a curare la propria casa, il proprio contesto. E Papa Francesco ci invita a uscire, a decentrarci, a mettere al primo posto è la collettività. Qui purtroppo non ho tempo di farvi vedere l'altra narrazione, però vi ve lo spiego velocemente. Il film Avatar, che se uno lo guarda è un film di fantascienza, anche un'americanata, diciamolo, no? Perché su certe cose, però coglie molto bene le cose che vi ho detto. Io quando parlo di queste cose agli studenti, a un certo punto avete visto Avatar, tutti sì, sì, allora si cominciano a svegliare, cominciano a dire sì, questo e quest'altro, no? Perché è un linguaggio che arriva. Avatar è la storia, cosa tratta? Tratta la storia di questo conflitto tra gli umani che vogliono invadere questo territorio Pandora, che è abitato da questi navi che vivono in questo contatto con la natura, quindi sono forti, perché questo contatto con la natura li rende capaci di imprese incredibili. In realtà il film rappresenta la questione nostra ambientale, no? Il fatto che per fini economici vogliamo invadere alcuni territori e sconfiggere non solo la natura ma anche le minoranze culturali. E quindi questo film è molto importante perché ci spiega l'ecologia ambientale,
l'ecologia economica, cioè il nome dello sfruttamento di un minerale che al fine di questa invasione del territorio, io non guardo in faccia nessuno. La supremazia della tecnologia, io sono forte perché sono umano e sono integrato, ci sono dei personaggi che sono integrati con le macchine, quindi sono superiori. E l'ecologia culturale, cioè l'invasione genera la fine di quel determinato popolo. Poi alla fine chiaramente il bene vince il male, grazie a questa sinergia con la natura si ribella, grida e sconfigge gli umani e li rimanda a casa. Quindi a fronte di un film che è attraente da tanti punti di vista si possono cogliere questi elementi. Quindi a livello di narrazione, bene, no? Mi narra quello che vi ho detto. E anche a livello di comunicazione nei nostri gruppi, nei nostri pastorali, può essere utilizzato il film invece di un'ora di lezione. Magari se non l'avete visto andate a vederlo, può essere un'occasione per ripensare alle cose. Ultime. Alcune linee di orientamento che ci dà il Papa e che in parte insomma sono sottolineature anche che faccio io a fronte della lettura. Recuperare il ruolo centrale della politica, quindi la politica deve riprendere gli obiettivi di lungo termine per il bene comune, spesso ragiona in termini obiettivi di breve termine, l'elezione, la legislatura, perché mi hanno votato e devo riconfermare voti e devo soddisfare chi mi ha votato, e invece la politica deve riprendere la responsabilità di obiettivi di lungo termine, non per il bene di alcuni elettori ma per il bene comune, a volte anche con decisioni difficili. Papa parla di un dialogo ma non sottomessa all'economia. Supportare le stanze di sviluppo locale, non possiamo continuare a ragionare in termini di denuncia, in termini di critica a livello globale, dobbiamo cominciare a lavorare a livello locale, poi il locale pian piano sale di livello, pian piano può trasformare anche certi aspetti a livello globale, se no poi ci si ferma tutti, si diventa depressi, non si fa più nulla, ci si stoppa. Progettualità dal basso, supportare l'imprenditorialità locale, tecnologie per l'ambiente e per la società, gruppi di acquisto solidari, acquisti a chilometro zero. Fanno fatica, cioè si fa fatica tutti, però qualcosa possiamo fare in questi termini. Favorire la rinascita dei territori. Cosa vuol dire? Vuol dire recuperare il senso del luogo. Cioè non è che se sto in un luogo o un altro è uguale, no, il luogo mi appartiene, il luogo lo devo curare. Custodire la natura e il paesaggio, il Papa parla anche di favorire i piccoli produttori nelle aree interne, qui ho aggiunto in aree interne perché c'è tutto l'interesse attuale della politica italiana di recuperare le aree interne. Perché? Perché ci siamo resi conto che le stanno abbandonando, e se le abbandonano il territorio non è più custodito, quindi frane, problemi di eccesso, no? di incuria, eccetera eccetera. Quindi ci siamo resi conto che poi recuperare l'interno è importante, e quindi favorire i piccoli produttori, formare uno sguardo più ampio e integrale sul mondo. Quindi non mi dilungo, ve l'ho già detto, cioè bisogna anche a livello di scuola, anche a livello di nostri cammini di formazione, interpretare le connessioni tra fenomeni, leggere la loro distribuzione sullo spazio, guardare dalle periferie. Cioè il Papa non guarda come un uomo occidentale, il Papa ha uno sguardo sul mondo e guarda dalle periferie. Provare qualche volta a guardare problemi non dal nostro contesto, che è occidentale, di uomo europeo, ma provare a spostarci, a guardare le cose da altri punti di vista. Promuovere una cittadinanza attiva, cioè cosa significa? Partecipare un pochino di più alla vita dei contesti dove si abita. E ci sono questi fenomeni, consigli comunali, gruppi che si formano magari a protezione di un determinato progetto che ha un impatto ambientale, provare a formare, a partecipare a questi processi affinché la politica diventi sempre più trasparente
e diventi sempre più dialogante. Come dicevo prima, anche educare alla sobrietà nuovi stili di vita, meno consumo di energia, meno prodotti superflui, meno prodotti usa e getta, meno spreco e più recupero e riciclo. Cioè, sono le solite cose, ma proviamo a fare uno schemino a casa e vediamo che, se mettiamo una faccina sorridente o una faccina col sorriso in giù nei vari punti. Cioè, su cosa posso migliorare? Io ce l'ho una cosa su cosa posso migliorare, cioè, io parlo al plurale perché anch'io ho determinate cose su cui potrei sicuramente contribuire maggiormente alla sobrietà e all'affermazione di nuovi stili di vita. Come l'altra economia della condivisione, cioè formare dei gruppi per lo scambio di cose, magari alcune cose non mi servono per tutto l'anno, provo a fare dei gruppi di scambio per evitare di comprare tutte le stesse cose che magari ci servono due volte l'anno. Turismo responsabile, cioè quando faccio le vacanze provo ad andare a luoghi o a dormire in posti che non sfruttano la popolazione locale. Se io compro un pacchetto già predefinito, molto spesso vado a un luogo, vado a un resort controllato da un multinazionale, io mi riposo, magari anche la popolazione locale lavora come cameriera, però c'è una sorta di sfruttamento. Provare anche lì a rompere certe dinamiche, non è facile, non è facile. Però provare magari ad andare a alloggiare in posti dove gestiti più dalla popolazione locale. Proporre nuovi cammini di fede, nuova una visione integrale dello sviluppo umano, provare a inserire maggiormente questa attenzione al creato, alle povertà all'interno dei nostri percorsi, questo me lo dico anche nel nostro cammino, e soprattutto questa integrazione, questi percorsi di riconciliazione delle fratture. E poi vivere contesti profondi di relazione di fraternità, perché se si vivono certe dinamiche all'interno della fraternità, queste dinamiche poi riusciamo a portarle all'esterno. Se viviamo già fratture, divisioni, indifferenza, individualismo nelle nostre fraternità, come facciamo poi a viverle nel luogo di lavoro o nel quartiere? Mi dite? Cioè, noi ci conosciamo da una vita, se non facciamo questo passaggio, se non viviamo questa visione integrale, questa riconciliazione, non possiamo viverla poi con gli altri all'esterno. Quindi i nostri contesti devono diventare una palestra di cura per il creato, di attenzione per il prossimo, di attenzione per l'ultimo della fraternità, magari a cui non parla nessuno, i nostri anziani. Concludo con un video che ho preparato e mi ha aiutato in questo il mitico Fra Alessandro Martelli, che devo dire la tecnologia è santa, perché lui è un uomo, un frate tecnologico, e quindi mi ha aiutato poi a comporre vari video, perché ho chiesto, invece di raccontarvi ora io alcuni progetti concreti, ho chiesto a alcune persone di dare la loro testimonianza, e vedete che toccheranno alcuni aspetti che io ho tratteggiato nella mia relazione, perché è importante far parlare anche i protagonisti. Nella dinamica non si parla di storytelling, cioè questo raccontare storie, che deve sempre di più diventare parte integrante anche dei nostri cammini di formazione. Ve lo lancio chiedendovi di ascoltarlo con attenzione, vi rubo un pochino di tempo, quindi se per favore non... Sono Deborah, sono un'operatrice della Caritas Diocesana di Pisa e sono qui dentro la Cittadella della Solidarietà, che è un progetto che come Caritas Diocesana abbiamo pensato e realizzato per sostenere le famiglie in difficoltà, per aiutare le persone al dono, per centrarci e investire sul recupero.
recupero, per cui sulla lotta allo spreco in tutti i modi possibili. È un progetto che ha una vita abbastanza recente, sul quale stiamo investendo tantissimo, sia da un punto di vista di organizzazione, perché il recupero è una cosa molto delicata e molto impegnativa, ma soprattutto anche da un punto di vista educativo. È un progetto che da subito ci ha dato la sensazione che ci avrebbe dato tante opportunità di lavoro per sensibilizzare, promuovere, educare, far riflettere su certe tematiche. Ci stiamo rendendo conto, dopo quasi 2 anni di attività, che è un'esperienza che fa bene alle persone che ricevono l'aiuto, ma fa bene soprattutto a chi scopre con questo luogo un luogo dove si può riflettere sul riuso delle cose, si può riflettere sul il riciclo, sul il recupero. In modo particolare, come Caritas Diocesana, abbiamo un'attenzione sulla quale ci stiamo dedicando tempo, energie, risorse umane ormai da 5-6 anni, che è quella dei giovani, dei ragazzi, degli adolescenti. Lo facciamo lavorando nelle scuole e nelle parrocchie, lo facciamo con un progetto che si chiama Estate al servizio, qui direttamente nella cittadella. Da 3 anni abbiamo organizzato campi di lavoro con ragazzi di gruppi, movimenti, parrocchie, singoli, giovani che hanno scoperto questa cosa, durante i quali abbiamo fatto servizio, abbiamo portato un contributo all'Emporio, ma soprattutto ci siamo confrontati sulle tematiche dell'ambiente, del riciclo, per esempio quest'anno abbiamo fatto una bellissima esperienza mettendo insieme il servizio in cittadella con la visita al parco di San Rossore, che abbiamo qui a 2 passi, che non conosciamo, che soprattutto non valorizziamo, no? Per cui provando anche a scoprire il rapporto che la cura e l'attenzione alla natura porta alla vita poi di ciascuno. Lo facciamo educandoci alle relazioni, incontrando i poveri, incontrando i senza dimora, lavorando con loro, scambiandoci con loro, pensando che è solo nell'incontro, nella relazione, nella reciprocità che possiamo far scoprire anche ai ragazzi nuovi modi di vivere, nuovi modi per essere cittadini, e soprattutto per i ragazzi che vengono dal mondo delle nostre comunità ecclesiali, nuovi modi per vivere la testimonianza della carità e del Vangelo. Sono Vinicio della Fraternità di Lecce. Come Fraternità di Francescani Secolari, noi ogni anno, con l'arrivo della buona stagione, quindi intorno a marzo-aprile, organizziamo una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge. Quindi viviamo una spiaggia del territorio salentino, ce ne sono tante, molto belle, e ci rechiamo presso questa spiaggia insieme a un'associazione di surfisti del territorio, giovani, no? Molti giovani, con l'occasione, armati di valentine, scope, sacchetti, eccetera, raccogliamo tutto ciò che è stato buttato via dalle persone, anche dal mare, su queste spiagge, che poi saranno utilizzate, saranno anche ripulite dalle amministrazioni comunali. Però intanto diamo un segnale di attenzione a quella che è la cura di quello che è il nostro creato, quindi cura della spiaggia, ma cura anche dell'ambiente. Cerchiamo di raccogliere tutto ciò che troviamo, differenziando anche questa raccolta, perché c'è materiale in plastica che va buttato, ci sono bottiglie d'olio che va riciclato in un altro modo, ci sono vari prodotti, addirittura pezzi di legno che possono servire anche per il caminetto o da utilizzare per arredi nei giardini. Ecco, ci sono proprio tante di queste cose, sporcizie, masserizie che si accumulano, no, durante l'inverno, e noi in maniera simbolica ed emblematica facciamo questa iniziativa. A volte ci seguono anche gli organi di stampa locali,
i mezzi di comunicazione, per cui questo serve anche per raggiungere tante altre persone che ci vedono e vedono che noi francescani, per quello che possiamo fare, cerchiamo comunque di dare un segnale di attenzione alla custodia e alla salvaguardia del caso. Non è solo questo, ci sono tante altre cose, ma questo è un piccolo segnale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Ascari, ho 40 anni e vengo da Boretto, un paesino in provincia di Reggio Emilia. Nel 2000 mi sono laureato in ingegneria elettronica all'Università di Parma e nel 2001 ho passato un anno a Genova a lavorare nelle telecomunicazioni ottiche, ma siccome non stavo facendo ricerca e ricerca era quello che volevo fare, ho deciso di licenziarmi e di iniziare un dottorato alla Sant'Anna di Pisa in robotica medica. E nello specifico mi sono occupato di neuroendoscopia della spina dorsale. Dopo il dottorato ho continuato 2 anni come postdoc, sempre a scuola Sant'Anna, occupandomi di tatto artificiale, di sviluppo di sistemi tattili artificiali per la robotica. Tuttavia i tempi dell'università non erano compatibili con i miei progetti di vita, che erano quelli di sposarmi, fare quindi una famiglia, avere dei figli, stabilizzarmi. Tuttavia avevo dei sogni e l'ambiente della ricerca, l'ambiente accademico, era il migliore che mi permettesse di realizzarli. I sogni erano quelli di migliorare con la tecnologia la qualità di vita delle persone, di fare qualcosa di utile. Io sono sempre stato negli scout, nella GESI, prima come esploratore, fino ad arrivare a capo, che ho fatto per tanti anni. E una delle cose che dicevo ai miei ragazzi era che i sogni, fin tanto che rimangono tali e non si trasformano in progetti e scelte concrete di vita, sono inutili. Dovevo quindi prendere una decisione e la decisione fu quella di abbandonare l'università e di lanciare la mia startup che chiamai Enesis. Doveva essere il posto in cui potessi finalmente fare ricerca, come intendevo io, nel settore in cui volevo farlo, per realizzare qualcosa di buono. Enesis adesso è essenzialmente un centro di ricerca applicata in cui utilizziamo le tecniche più avanzate di intelligenza artificiale sviluppate negli ultimi 7 anni, ma anche in continuo aggiornamento, in 2 settori principali: il settore medico, essenzialmente quello delle neuroscienze computazionali, e il settore della sicurezza. Più nello specifico, nel settore medico abbiamo stretto una convenzione pluriennale con l'Istituto di Neuroscienze del CNR, Dipartimento di Parma, presso il quale lavora uno dei massimi neuroscienziati a livello mondiale, e ci occupiamo essenzialmente di epilessia e di neuroriabilitazione. Nel settore della sicurezza invece sviluppiamo sistemi di monitoraggio predittivo per infrastrutture critiche tipo treni, strade, ponti. Nel settore ambientale, o frane, nello specifico frane che insistono su infrastrutture critiche, e di lotta al terrorismo. Va che siamo molto impegnati, sempre di corsa, però va bene, perché è forte la sensazione che stiamo facendo qualcosa di buono per migliorare sia il mondo attorno a noi, sia la qualità di vita delle persone. E questo è uno degli insegnamenti più importanti che ho avuto dallo scoutismo. Grazie per l'attenzione, grazie per l'interesse nella mia storia, per quello che facciamo, e buon pomeriggio a tutti. Salve, mi chiamo Francesco Cosmi, sono un volontario che dal 2005 sta appoggiando l'opera del padre Tarcisio Ciabatti, un francescano della provincia toscana che dagli anni 70 sta portando avanti un lavoro incredibile di formazione nel settore di salute e educazione con il popolo guaraní. In Gutierrez ha creato una scuola di salute pubblica, De Covecato, dove vengono formati giovani che provengono un po' dalle comunità indigene di tutta la Bolivia, oltre che di alcune zone dell'Argentina e del Paraguay. I corsi che si stanno realizzando nella scuola sono di infermeria, nutrizionista, tecnico in salute ambientale e trabajador social comunitario e assistente social comunitario. Ognuno di questi corsi corrisponde
diciamo, al concetto ampio della salute per il popolo guaraní. E nel mondo guaraní non esiste, la salute non è solo l'assenza di malattia, no? Non c'è salute se non si ha acqua, casa, una terra da coltivare, una buona educazione che rispetti le differenze culturali, una buona alimentazione, un lavoro retribuito, la stessa libertà, l'uguaglianza dei diritti, l'uguaglianza della giustizia. In guaraní, decovecato vuol dire tutto questo, vuol dire vita piena, completa, un benessere fisico, mentale e spirituale. In questo senso si sta lavorando in questo settore ampio della salute, diciamo, cercando di creare un equilibrio tra quello che è la medicina ancestrale e quella moderna. L'idea è creare, diciamo, formare un ipaie moderno. L'ipaie sarebbe nel mondo guaraní una specie di come curandero, no? Che sappia la nozione della medicina convenzionale, però non perde la propria conoscenza, in cui ci sia, che sia il frutto di un incontro di culture, non uno scontro. Le attività si svolgono, diciamo, cercando di dare risposta alle necessità basiche, basilari delle comunità. Occorre creare acquedotti, ambulatori, case, formare un personale indigeno che sia preparato, che conosca la sua cultura. La comunità deve essere l'attore principale che identifica le necessità, che detta le priorità, e deve essere la parte attiva del processo di sviluppo. Come dice il convegno OIT, il 169, che si mettano a disposizione dei popoli indigeni i mezzi necessari che gli possano permettere di organizzare e offrire servizi di salute sotto la propria responsabilità e controllo. Questo è un poco l'idea, no, della salute che vogliamo portare, una salute in cui diciamo, si riscopre anche tutta la parte spirituale. Nel mondo indigeno la parte spirituale è una componente molto forte, e noi spesso nel nostro concetto di salute l'abbiamo quasi cancellata. Noi siamo parte della natura, no? E come tale abbiamo l'obbligo poi di rispettarla, sapendo che la natura ci dà la vita, ci dà il mangiare, la luce, l'acqua. Nel nord della Bolivia le popolazioni Quechua e Aymara parlano della Pachamama, la madre terra, no? che include tutto, no? Nel mondo guaraní uno è parte della natura, no? Quindi, per esempio, quando si va a caccia o si va a pesca, si chiede il permesso al duegno del bosco o alla duegna del rio, del fiume, perché la caccia e la pesca sia sufficiente, che si possa fare torno a casa. Un guaraní non caccerà mai più di ciò che è necessario. In guaraní è il duegno, si dice Elijah, no? È il duegno del bosco, Elijah del bosco, del rio. Non sono divinità, no? Ma una forma di spiritualità, una forma di rispetto verso il bosco, verso il fiume, no? È come entrare in casa di qualcuno e chiedere il permesso. Tutto nel mondo guaraní è stato creato da Nyanderutumpa, che sarebbe il nostro Dios padre. In guaraní ci sono due tipi di noi. Il noi escludente, ore, che sarebbe, ad esempio, in una stessa stanza siamo noi e ci sono loro. E poi c'è il noi includente, e il Nyande, dove nessuno è escluso. Per questo Nyanderutumpa, nostro padre, il padre di tutti, Nyanderutumpa, nostro padre Dios, che è presente in tutte le cose attorno a noi. Io chiudo qui, grazie. Penso le parole di queste persone abbiano sintetizzato bene, no? Ha dato concretezza anche alle cose che abbiamo detto oggi, no? Che avrebbero avuto meno significato, no? Senza vedere questi progetti e queste persone, no, che stanno spendendo la vita proprio in ottica, che ci invita a fare il Papa, di rottura dell'individualismo e di... Pronto? Forse non sono collegata. Comunque di
uscita dal nostro individualismo e questa attenzione verso gli altri e verso il creato. Ecco, io qui chiudo e non ho altro da aggiungere. Grazie Michela, davvero grazie di cuore per la bellissima presentazione e questo mi dà anche l'occasione di dire che anche tra di noi ci sono tante risorse che forse a volte vanno un po' scoperte, no? E l'anno scorso ha parlato Andrea, il marito di Michela, è stato molto bravo e questa sera Michela. Ed è molto bello vedere che nella famiglia francescana ci sono tante persone che si impegnano concretamente, no? Qualcuno la volta scorsa ha fatto delle domande specifiche, che cosa possiamo fare poi concretamente? Ora, la fase finale, qui ci sono state le interviste molto belle che hanno dato, però anche Michela ha fatto vedere alcuni spunti utili per la vita quotidiana. Noi francescani siamo uomini e donne del concreto, quindi grazie Michela davvero per questa panoramica molto bella, davvero. E chiudiamo, manca 2 minuti se qualcuno desidera fare qualche domanda, se avete qualche anche a caldo qualche. Una cosa la volevo dire, ora diciamo non è proprio inerente a quello che è stato detto, però riprendendo certe cose, allora a un certo punto quando parlavo del PIL, del lavoro, insomma oltre al lavoro e al reddito di pensare anche al tempo libero, crearsi degli spazi, e pensando anche a centri commerciali, io ho visto oggi una cosa che io diciamo la sento da sempre quando ci sono centri commerciali, che secondo me per certi aspetti sono anche un attentato alla forma